Oggi vi presento Ottavio, una bellissima Fiat 500 del 1965. Sì, ok, starete dicendo, Marianna, proprio bellissima non è. Avete ragione, ma è stata abbandonata per 25 anni in un fienile. Come potevo lasciare in un fienile una 8 Bulloni? Qualcuno di voi mi ha detto che all'interno dei miei video vede una sorta di umanizzazione di queste automobili. Effettivamente è un po' così, perché io penso che queste auto abbiano un'anima, ma più che un'anima abbiano una storia e la storia va rispettata. E onestamente, quando ho visto l'annuncio di vendita di questa auto, abbandonata così nell'incuria dell'uomo, e non mi andava per niente di lasciarla così e pertanto sono andata a prenderla in tutta fretta. Ovviamente l'obiettivo è quello di riportarla a nuova vita, di riportarla allo splendore di un tempo. A volte rido dicendo che ho la prima 500 ibrida della storia perché questa 500F prima serie eredita già di natura alcune componenti dei suoi modelli precedenti come la 500D. Poi in più i proprietari precedenti hanno pensato di abbellire l'auto con componenti di altre tipologie di 500, quindi ho per esempio il volante di una L o il tachimetro di una R, però fondamentalmente l'auto in sé per sé rimane comunque una F8 Bulloni. Una delle cose però a cui tengo di più di questa auto è sicuramente la promessa fatta al suo vecchio proprietario. E il proprietario era un contadino di Foggia che aveva questa auto nel fienile, abbandonata appunto da 25 anni, e che doveva far spazio all'interno del fienile per mettere il trattore dei figli. E io gli ho promesso di riportarla all'antico splendore, così com'era quando lui l'ha acquistata per la prima volta. Iscriviti quindi al mio canale YouTube Donne in 500 per seguire le prossime mirabolanti storie di un restauro.